Buonasera SOS Arezzo TV, buonasera Beppe. Ciao Fabio, come va? Tutto bene? Tutto bene. Fa piacere. Stasera ci siamo seduti. Tutto a posto, la moglie è a posto. Tutto bene. Vabbè. Siamo qui in questa, in una delle tante pensiline, ex Atam, ora TM, domani vedremo, perché sai che i piani delle società che si erano presentate per la gara del trasporto pubblico regionale non vanno bene in entrambi i casi, quindi adesso la regione ha chiesto massima collaborazione per evitare ulteriore perdita di tempo e quindi insomma però ci sarà ancora da aspettare per sapere chi sarà il nuovo gestore unico dei trasporti regionali della Toscana. Tu pensi al casino che fu fatto quando feci Atam con LFI? Sembrava chissà. Uno dei tanti. Uno tanti. Casini. Il casino che avevo fatto quando feci Atam e LFI. Sì. Che si rivoltavano, non fanno paura, sa. Avevano un po' ragione, però. Ma di che? Allora, quello è stato niente rispetto a quello che è poi è successo dopo. Quindi. Sei stato un precursore. Per forza, non c'è soluzione. Non c'è soluzione. Non c'è soluzione che l'accorpamento per diminuire i costi. Senti, ci ha telefonato un telespettatore che salutiamo, che ci ha sollevato alcuni problemi. Uno di questi è riferito proprio al trasporto. E partiva intanto dalla considerazione che abbiamo già detto altre volte, cioè che questo trasporto pubblico, almeno quello urbano, cioè le linee sono sempre quelle. Nel senso che c'è un piano nei cassetti dell'assessore al traffico del Comune d'Arezzo che è da anni che è lì, ma non viene mai tirato fuori. È possibile che le linee siano quelli? Quanti anni sono? Senti, facevo il militare che erano queste, l'ho fatto nel 70, quindi sono già 46 anni. È impensabile che le linee di Arezzo siano le stesse di 50 anni fa. La città si è sviluppata in modo diverso, vedi Quartieri 9, la Marchionne, il Pantano e altri che sono nati, quindi andrebbero riviste completamente, perché l'ospedale che si è appiato sito da via Francesco Redi a Pescaiola e il tribunale che è andato lì, quindi le cose sono completamente cambiate, però le linee sono rimaste le stesse e questo è inconcepibile che i nostri amministratori non ci abbiano messo a mano, perché solamente si può fare anche una razionalizzazione che potrebbe permettere anche di risparmiare dei soldi. Appunto, e tra l'altro oggi il pubblico sembra molto ridimensionato, poi non è più come una volta, cioè forse oggi lo prendono i pensionati, molti stranieri, quelli vediamo negli autobus, e anche i ragazzi stessi, certo lo usano, però non più come era una volta. Sì, no, diciamo che sono le utenze che usano più di tutto il pullman oggi, soprattutto nelle ore scolastiche, gli studenti, alcuni operai, soprattutto non italiani, che lo usano per andare a lavorare e poi i pensionati, ma insomma non tanto. Usate l'autobus, vi posso chiedere come lo trovate? Lo trovate il servizio dell'autobus di Arezzo? Dovrebbe essere più frequente le corse, dovrebbero essere più frequenti. Ce n'è poche? Poche corse, sì, e non attraversa l'intera città la linea di autobus. È mancante in alcune zone. Quindi si rischia di scendere lontano magari dal posto. Perfetto, ci sono le zone del centro storico non servite assolutamente. Grazie. E questo è un po' quello che ci hanno detto, hai capito? Il problema è che il centro storico ci vuole, quello pullman che poi fa la città in generale non si può fare perché ci vuole pullman più piccoli, perché altrimenti non passano nelle zone delle strade che ci sono. E gli uffici ce ne sono sempre meno, e gli abitanti ce ne sono sempre meno, perché l'utenza è sempre inferiore rispetto a quello che era una volta e quindi c'è difficoltà nel poter fare questo. Poi anche sull'incremento delle corse diventa un po' un problema, perché la frequenza media, vorrei domandare alla TM adesso se e come vengono frequentati gli autobus e qual è la frequenza media degli autobus, capito? Perché ci sono molte linee che sono completamente non utilizzate, per cui magari fare una razionalizzazione, incrementare le linee in cui c'è richiesta e togliere le linee in cui ci va una o due persone al giorno che non serve assolutamente a niente. L'altro problema è poi che ovviamente a una certa ora si fermano e questo telespettatore ci diceva che anche in altre città, anche più piccole di Arezzo, questo non accade, cioè anche la sera tipo magari fino alle 22, alle 23, per di uno che vuole andare al cinema. Ma te stai a Tuoro? Sì, allora? Quindi la città non la frequenti la sera? No, però so che se uno vuole andare alla multisala, come fa?
c'è neanche i marciapiedi per andarci a multistrada, nella quale ti ammazzano, tanto che fa la rotatoria di corsa. Come fai ad andare in certo perché il sottopasso ancora non è aperto, cioè per dire il venerdì sera, il sabato sera, uno che vuole andare in giro dove Sera, sì siamo a Arezzo TV. Arezzo TV, intanto comunichiamo i nostri estremi, dicevi, e come fa? Ma tu dopo cena Arezzo non ci sei, quindi non conosci. No, però anni fa ci andavo. Allora, dopo cena Arezzo è morta, non esiste niente. Ma non è vero, il venerdì è sabato. È tutto buio, tutto chiuso e non c'è. Pericolosa Arezzo. Pericolosa, non si può camminare a piedi in città dalle 8:15 in poi. Che succede? Le persone normali sono tutte in casa per paura. Si trova gente strana e... Per una donna, sarà un discorso antico, ma per una donna camminare a piedi. Per quanto riguarda gli autobus, lo dimostra il cartello degli orari, una ogni ora, cioè è impossibile, è impossibile. Una ogni ora neanche, cioè, sì, neanche sì, quelli dell'extraurbano, una ogni ora. Sì. Però dicevo, per quanto riguarda il notturno, il venerdì e il sabato non è morto, Non possiamo fare le linee soltanto per il venerdì e il sabato, no? Perché quelle piene sono soltanto dopo cena, quelle che vanno alle discoteche, basta, non c'è altro. Non c'è nessuno poi che l'utenza che esce il venerdì e il sabato, tipo Daniele, il nostro operatore, lo prende il pullman? No, non lo prende il pullman. C'è la macchina, stanno in città fino a mezzanotte, poi a mezzanotte escono, se ne vanno per il discoteche. Ma perché nelle altre città lo fanno, scusa? Ma le città è diverso, c'è una vita notturna, c'è tavolini, sono pieni di bar, i locali pubblici sono aperti. Arezzo è tutto chiuso, non c'è nessuno. Dove va andato dopo cena? Sì, tipo rinchiudere chiudere una multisala e poi qualche altro locale, ma non c'è altro. Quindi di conseguenza, quindi secondo te è inutile? È inutile, il costo è eccessivo per la società e basta. Secondo te perché Ghinelli, che è diventato sindaco, non ha riproposto anche in modo più light quello che voleva fare Lucherini, no? Che voleva fare la metropolitana di superficie, ma una tranvia si potrebbe fare secondo te? Ma i soldi chi ce li mette? Al di là dei soldi si potrebbe fare? Ma si potrebbe fare tante cose, no, sì. Ma i soldi chi ce li mette? Te? Non ho capito io. Sai quanto costa fare una tranvia in città? Quanto costa? Non è proprio idea, ma insomma, metti una tranvia a logicità, se parte da un estremo, ad esempio da Indicatore e arriva fino alla zona nord della città, e viceversa se arriva da Punta Latiassa arriva all'Olmo o a Rigutino. Quanto costa fare una tranvia del genere? Penso tanto. Ecco, allora. Però sì, come tipo di città avrebbe una conformazione adatta. Sicuramente cosa. Sì. Sicuramente sì. Bene, è come mi piace che ragiona. A cacasso tu ci sarebbe tante possibilità. Però se non si può. Però senza l'Ileri. Non si la. Non si la. Però mi piace che tu ragioni ancora come se fosse tuo la cosa, è bellissimo. No, io cerco di essere realista. Realista. Ci vediamo domani. Ciao Giuseppe.